Come si immaginava, alla fine di dicembre, per non perdere i finanziamenti europei, Regione Trenitalia hanno presentato in extremis i nuovi progetti per le tratte TAV, Porto Gruaro-Ronchi e Ronchi-Trieste. Ovviamente si tratta di progetti che fanno discutere, tagliano in due vari paesi, mettono a rischio numerose abitazioni e portano in generale ad importanti cambiamenti ambientali, in particolare del Carso Triestino con decine di chilometri di gallerie. I comitati No TAV della Regione si sono subito mobilitati con numerose assemblee pubbliche nei paesi colpiti, comunicati e conferenze stampa. Vari esponenti, politici e partiti, nonché sindaci e consiglieri comunali hanno preso posizione, chi chiedendo un maggior coinvolgimento del territorio e chi criticando i progetti. Il 22 gennaio a Trieste si è tenuto il primo incontro tra l'assessore ai trasporti della Regione Riccardi e i sindaci coinvolti. Ovviamente la Regione è determinata ad andare avanti. Ma è un'opera importante perché è una grande linea di infrastrutturale che mette in collegamento l'ovest dell'Europa con l'est dell'Europa e attraversa l'Italia, tutta il nord Italia. È una struttura che noi aspettiamo, che noi siamo felici anche di ospitare. Certo che ci sono dei problemi di impatto ambientale per quanto riguarda quest'opera, ma sembra che sul nostro territorio, in particolare in Friuli, l'impatto non sarà difficile. C'è una parte che è già stata un po' risolta, che riguarda la zona di Trieste, dove si è trovato un compromesso e si è trovata una soluzione. Per quanto riguarda invece la pianura della Bassa Friulana, mi sembra che sia stato aperto un confronto con l'amministrazione comunale per trovare in pratica il migliore percorso che non abbia un impatto forte e gravoso per quanto riguarda l'ambiente. Che i valori che vengono dati a coloro che subiscono gli espropri per quest'opera siano valori corretti, valori di mercato. E tra l'altro quest'opera, ripeto, è fondamentale perché ci permette di utilizzare uno strumento come il treno, che è molto meno inquinante rispetto alla strada, all'autostrada, per poter trasferire prodotti di questa terra e prodotti di altri luoghi che devono attraversare queste nostre terre per raggiungere altri mercati. Tengo a precisare anche che proprio nella zona che è interessata dalla TAV ci sono i più grossi insediamenti industriali anche del Friuli. Ad essere interessati anche molti paesi però del Friuli, come San Giorgio di Nogaro e Porpetto, che verranno letteralmente divisi a metà. Beh, innanzitutto va detto che quando si tocca questo argomento è un argomento tabù, è difficile perfino parlarne, c'è l'impressione generale che sia tutto deciso e anche il semplice, non dico parlarne, essere contro, ma porre qualche interrogativo, dà l'impressione di essere contro il progresso. Quindi ovviamente anch'io se ne parlo sono contro il progresso, è evidente. Questa è la prima sensazione. La seconda è quella di condividere qualcosa che ho letto proprio in questi giorni di Renzo Piano, il quale fa un'affermazione interessante, dice che i treni bisogna farli, però dice anche che certi progetti sono demenziali e soprattutto dice che la gente va ascoltata con lealtà. Io mi permetto di dire, pur non essendo un tecnico, ovviamente non mi intendo di progetti di questo tipo, mi permetto di dire che ho l'impressione che si faccia sempre dei progetti pigliando una cosa alla volta, e la visione generale delle cose manca. Ad esempio bisognerebbe parlare non tanto di treni o di qualche strada, ma delle vie di comunicazione in genere. Ad esempio qui vicino c'è Porto Nogaro, un porto sul quale tutti sarebbero d'accordo che si facesse ciò di cui dicono da tanto tempo, abbassare l'alveo a 7,5 metri. Un progetto di sicuro impatto economico voluto da tutti, fuorché da qualche porto concorrente, qua vicino, e comunque progetto pronto si potrebbe fare, e invece di fare le cose si fanno progetti ulteriori. Questo non è bene. Ma che cosa succederebbe al paese se la TAV venisse realizzata? Ciò che può succedere è ciò che non ce li dicono,
ecco, vengono un pochettino a parlare di questa TAV, ma ho l'impressione che quelli che dovrebbero dirci le cose siano degli imbonitori, più che della gente che ci spiega come stanno le cose. A mio avviso potrebbero farlo con equilibrio, dicendo innanzitutto i vantaggi economici, ma con una certa chiarezza. Ad esempio le cifre che si spenderanno, che appaiono enormi. Ma con l'esperienza del passato ho l'impressione che in breve tempo triplicheranno, per dire se tutto andrà bene. È sempre successo così. E quindi si aumenterà il debito pubblico per le prossime future generazioni. Ma pazienza questo. Che ci dicano con chiarezza i vantaggi economici, in particolare per un Friuli, dal momento che siamo da queste parti. E poi soprattutto ci dicano anche con molta chiarezza, poiché si tratta della gente, anche i costi, non solo economici, ma umani soprattutto. Ad esempio, case, più di 1000 soltanto in questa zona, vengono toccate. I terreni, le aziende spaccate a metà, paesi che rischiano di essere divisi in tre parti. E uno esempio poi che potrebbe durare per decenni, perché quasi per consolarci qualcuno ha detto: ma state tranquilli, tanto queste cose si fanno per il 2050, che sarebbe come dire che noi dobbiamo sorbirci un tormentone di questo tipo per decenni. E io sono convinto che possa succedere, perché si tratterà non soltanto di un piccolo passaggio di poche decine di metri, ma si tratterà di cantieri che toccheranno centinaia di metri a destra e a sinistra, con strade di accesso, collaterali, viadotti, passaggi, cantieri e quant'altro. Se questa cosa dovesse durare alcuni decenni, immaginatevi il divertimento. Un paese messo sotto assedio? Più paesi, fosse uno solo, più paesi, con nessun rispetto. E poi un'altra cosa importante, dovrebbero dirsi i risarcimenti, quelli di solito si fanno dopo, forse, invece i danni ci sono già, perché dove la gente sa che passerà questa benedetta TAV, i prezzi ormai sono caduti, non si vendono più i terreni, chi paga tutto questo? Il costo di una vita di gente che si è fatto le aziende e quant'altro? Oppure si pensa che si possa andare al... essere difesi dalla giustizia che abbiamo in Italia? A mio avviso è una giustizia strutturalmente incapace e impossibilitata a difendere chiunque. E non si può immaginare che un povero diavolo di questi paesi debba, per avere il suo, impiantarsi in qualche cosa che gli rovina la vita per il resto dell'esistenza. E mi sono chiesto anche: chi è che difende queste persone? Perché ritengo che la politica debba difendere più che la giustizia, che secondo me esiste pochino. Ecco, la politica. Ora, la prima cosa che ti viene in mente è dirti: ma i sindaci. Ma realisticamente i nostri sindaci sono sindaci di piccoli paesi, non hanno grande peso elettorale. Secondo, sono tra loro piuttosto divisi, e mi dispiace dirlo. Terzo, alcune volte dicono sono ricattabili. E succede. Ora non sono in grado di difendere granché, ma mi piacerebbe comunque che lo facessero con coraggio, perché altrimenti resta quasi nessuno. Quelli che possono e quelli che hanno già annusato un po' la grande occasione di tipo imprenditoriale, ecco, dovrebbero essere gente, come dice Renzo Piano, leale verso la gente, cosa che non avviene troppo. Tant'è vero che noi qui abbiamo già esperienze numerose di gente che si nasconde dietro le sigle anonime, sapete, le società anonime, così, poi quando hanno fatto ciò che gli conveniva spariscono nel nulla. Qui noi abbiamo già una laguna inquinata che pagherà adesso il pubblico, non il privato che è fuggito. Abbiamo già gente che è morta e muore di tumori. Chi paga questo? Questa gente dovrebbe essere leale. Che non utilizzare le risorse che ci sono già? Perché ovviamente è un affare molto più grande fare qualcos'altro. Ad esempio, viene in mente a tanti, e se lo chiediamo perlomeno, perché viene scartata l'ipotesi di utilizzare le vie di comunicazione che sono già? Ad esempio abbiamo qui delle ferrovie sottoutilizzate, nemmeno il 50%.
può darsi che non sia possibile tecnicamente, ce lo dicono. Io sento dire che ci sono dei tratti in cui questa alta velocità correrà a 150 km orari. Perché non è possibile passare dove si passa adesso, con degli aggiustamenti ovviamente? Forse perché costa di meno? È una domanda. Lei è favorevole o contrario alla TAV? Io sarei favorevole, guarda, perché il progresso deve essere progresso. Perciò, non so, dispiace per quelli che possiedono il terreno, ma purtroppo il progresso deve andare avanti. Questo è il prezzo da pagare? Io credo di sì. Per la TAV? Se è da fare, io sono favorevole, perché se è una cosa da fare... Anche se il paese verrà tagliato a metà e molte famiglie dovranno lasciare le loro case. D'altra parte, se è una cosa che si deve fare... Potrei anche essere favorevole, solo che bisognerebbe un po' fare più attenzione alla gente, no? Perché mi pare che non è che funzioni, che dovrebbe funzionare come servizio alla gente, ma come più un interesse di cose alte, insomma, ecco, tutto qua. Il paese verrebbe spaccato a metà? Questo è il dramma, no? Quindi fare più attenzione a quello che c'è già, insomma, no? Credo che sia favorevole perché l'economia credo che sia che vada per il meglio, insomma, ecco. Molte famiglie però verranno costrette a lasciare le loro abitazioni? Questo è un problema, io penso che abbiano parlato qui, chi è interessato, chi è voluto vedere quella cosa lì, penso che abbia parlato, che troverà delle soluzioni, perché io credo che il progresso non si possa fermare, quindi credo che sia complessivamente un'operazione da fare, insomma, anche perché vedo che gli altri paesi europei mi pare che abbiano già trovato delle soluzioni, quindi per quale motivo non dobbiamo farlo noi? Quindi credo che complessivamente, sì, senza entrare nel merito, diciamo così, delle singole persone, cioè dei singoli casi, credo che nel complesso di essere favorevole. Io direi che realisticamente, essendo un mito ormai collaudato, la TAV si farà. Non ne ho dubbi, prima o poi si farà. Ma io chiederei almeno di essere informato con lealtà e decentemente, chiederei che ci dicessero se c'è qualche vantaggio per questo Friuli che rappresenterà ancora una volta la periferia dell'impero, perché non hanno nemmeno la dignità di dirci nemmeno come vanno i fatti meteorologici. Le uniche possibilità che abbiamo è Venezia e Trieste. Quindi se vuoi sapere la temperatura del Friuli, vai con due città di mare, hai voglia. Questo è quello che succede. Ce lo dicano allora, qual è il vantaggio di tutta questa gente, di questi paesi, di queste situazioni? Si deve fare? Lo facciano. L'ultima cosa, perlomeno non vengono a chiedere a noi preti e ai vescovi di andarli a benedire, perché questa cosa che si chiama grandi opere, di grande non so che cosa abbia.